come mi vedrete nel video in realtà. E ho dei capelli stranissimi, vabbè. Ok. Spero che la luce non sia troppa, che non mi evidenzi troppo ogni imperfezione del mio essere. Iniziamo subito il video. Ho qualche difficoltà di concentrazione, sorry. Sorry, sorry. Sì, non ho gli occhiali, sto indossando le lentine colorate. Anyway, questo qui è un video mini 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 haul. Volevo approfittare per farvi vedere qualcosa, non so da che parte andare, ok, di qua. Fuori è nuvoloso, quindi le luci fanno abbastanza schifo. Ho attaccato quella della videocamera, ma sto vedendo che mi stanno facendo più rosa del previsto. Ciao, occhiaie. Vi vogliono bene. E detto ciò, non sono a metà inquadratura. Non capisco niente più. Dicevo, questo video è il risultato dell'incontro fatto con... dell'incontro. Dell'uscitina a Venezia. Ormai ci vediamo tipo 2 volte all'anno, io e l'amici. A gennaio e a settembre praticamente. È il mini shopping, mini, molto mini mini, che ho, non riesco più a parlare, che ho fatto durante appunto questa uscita a Venezia. E ci sono solo poche cosine perché appunto non dovevo comprare niente in realtà, boh, a parte 2 cose che non trovo in nessuno store che dico qui. Però bando alle ciance, io do un grossissimo bacio alla Miki per l'occasione, ho messo anche la collana che mi ha regalato lei, solo che non si vede. Anche sulla mia mirabolante maglia di Pikachu Zombie che vi farò vedere prossimamente in uno haul. E iniziamo. Mentre l'aspettavo sono subito andata in tappa Kiko perché non riesco più a reperire la mia matita per sopracciglia. Infatti se vedete le mie sopracciglia diverse è tutta colpa di questo, che è il pennarello Eyebrow Marker. Il colore me lo sono fatto consigliare dalla commessa. Sono un po' diffidente. Non so, ditemi voi come le vedete le mie sopracciglia. Con quello 03 io di... vogliono ritirare dal mercato le Precision! No, ma perché? Perché le commesse mi hanno detto che non sanno se arriveranno. Ma perché? Sono le matite migliori di sempre. Perché le volete ritirare? E quindi in alternativa ho preso questo perché io e l'ombretto ci stiamo esaurendo ultimamente. Vi faccio vedere un po' il colore, il numero 03. Io ero più sullo 01 che era rosso, però la tipa praticamente mi ha detto che si sarebbe visto che erano fintissime. Però si vede che le mie sopracciglia sono finte obiettivamente perché sono molto squadrate, non so se vedete. Ma a me piacciono così perché boh, odio vedere le sopracciglia disfatte, strane. Tra l'altro, forse avete visto che le mie sopracciglia si fermano tipo qua. Vabbè, dettagli. Questo, che ha la modica cifra di 5,90 euro, sono cose che ho comprato sabato, quindi 2 giorni fa, quindi mi ricordo i prezzi. Ma in ogni caso ve li metto nell'info box. E sempre da Kiko, poi vabbè, ho preso questa, che è non l'avevo neanche aperta in realtà, che è la base occhi, il primer, perché mi stava finendo. Mi è durato 15 anni, però è arrivato il momento di metterlo nei prodotti Sayonara, che girerò dopo. Poi, il primer, non mi ricordo, costa 5,97 euro, spero 5,90 euro, non mi ricordo. Ho tenuto gli scontrini perché tengo un quaderno di spese su cui devo segnare tutte le spese che faccio. Ciò non mi aiuta a fare meno spese, però almeno le tengo contate, ecco. Anyway, vi metto, cioè cercherò sul sito Kiko. E poi, come ultima cosa, ho preso questo aggeggio del male. Il pennarello l'ho usato stamattina per la prima volta e ce l'ho su adesso. E questa cosa che vi faccio vedere adesso la uso praticamente da sabato. Ed è questa aggeggio infernale che non è un pulisci scarpe, ma è la Cleansing Face Brush e che costa 5,90 euro, se no non l'avrei presa, lol. Ed è praticamente la versione manuale di tutti i Clarisonic da 1000 euro. Non è, cioè, vi arriva con queste plastichine varie, che poi comunque non rimetterete perché sta una vita eterna ad asciugarsi. Ed è praticamente una di quelle spazzoline, luce, ripigliati, che serve per pulirsi il viso con un gel. Io lo utilizzo col gel della Vann, Clinians, che vi farò ancora vedere nei prodotti. Boh, ce l'ho qua, ve lo faccio vedere. Uso con questo gel qua. Comunque, basta avere un... qua c'è scritto, aspetta. Creo disagi da sola.
È per essere usata con detergenti schiumogeni, schiumogeni, schiumosi, schiumogeni, e quindi congela appunto viso e anche penso con latti detergenti. Penso che vada, io non li uso perché mi fanno bruciare tuttissimi gli occhi, quindi uso appunto quel gel là. E con questa, perché la mia pelle era veramente critica ultimamente, ho avuto un livello di stress tale che, infatti si vede qua sotto, Genovefo e Anastasio. E appunto, cioè sto già perdendo qualche peletto in realtà, ma vabbè, per 5 euro appunto fate così. La mia si sta ancora asciugando ed è composta da setole normali, dovete stare lì. A me per ora sta piacendo, a parte il fatto che appunto per asciugare sta 500 anni, però è un dettaglio. Poi, perché insetti giganti attaccano le mie finestre? E poi, appunto, ci siamo incontrate con l'amici e siamo andate praticamente dirette al nostro punto. E se mi seguite già da un po', sapete ogni volta che faccio un haul in cui mostro cose di Venezia, che vi dico che il mio compleanno e quello dell'amici sono nello stesso mese, per cui ci facciamo un regalino. Quest'anno abbiamo tipo rinviato 500 volte per colpa mia, perché avevo sempre qualcosa. E come regali abbiamo deciso di farci due regali uguali. La busta vi dirà già tutto. Io non compro Magda, cosa sarà stato 2 anni fa, in cui ho comprato il Black Track e che sto tuttora finendo, si sta iniziando a vedere il fondo e ciò mi spaventa. Devo farmelo durare almeno fino a settembre, fino alla prossima volta in cui andrò a Venezia con l'amica. Appunto, il regalo che mi ha fatto lei è stato questo. E vediamo, ditemi che si legge il nome, vi prego. Ebbene sì, sono finalmente entrata in possesso del Ruby. Mi felice. In realtà io avevo una passione per il Russian Red, però mi hanno detto che il Ruby Woo sta bene più o meno su tutte, quindi fra l'altro io le ho regalato il Diva, che tra l'altro sta benissimo. Ci siamo messe questi rossetti tipo subito, pomeriggio in piazza così. Tra l'altro faceva anche caldo, non so cosa c'entri, però tipo ci abbiamo bevuto, mangiato e il rossetto è rimasto lì, non si è mosso ed è una cosa stranissima. Io ho sempre il problema dello stacco di labbra e questo me lo fa specialmente perché è un rossetto molto ma... Cioè guardate l'amore che è questo rossetto. Non lo indosso adesso semplicemente perché mi evidenzierebbe ancora di più i buboni che ho sul mento. Quindi quando il mio viso sarà pronto per permettersi di mettersi questo rossetto, ve lo farò, ve lo metterò. Però intanto vi faccio vedere lo swatch, che è la morte, è la morte. Queste bellezze costano 18,70 euro, 17 se li prendete sul sito MAC. L'ho già messo appunto sabato, poi volevo metterlo stamattina, però sono uscita tipo alle 9 di mattina, non mi sembrava il caso di flashare la gente con Ruby Woo di prima mattina. Tappa obbligatoria di quando andiamo a Venezia è il Disney Store, in cui c'è tutta la parete di Frozen che mi tenta ogni volta. Volevo la bambola di Anna, ma 26 euro. Che poi non è la bambola, quella nella scatola, quella. Sapete che hanno fatto le versioni mini delle principesse, che sono carinissime, voglio Tiana, a 20 euro. No, è quella in pezza, a 26 euro, che ho capito che è grande, però. Io adoro Frozen, mi ha intrippato tantissimo, infatti ho praticamente sentito ogni versione di Let It Go. Sto pensando di farci pure il cosplay, però mi sa che farò Anna, perché Elsa è figa, però non so se... Cioè già il mio viso non si presta per Anna, perché vedete la gobbina. Comunque, detto ciò, al Disney Store, per miei validi motivi di esorcismo, mi serviva un peluche piccolo. E quindi mi sono portata a casa lui che è Pascal di Rapunzel, ciao! È bellissimo. Guardate che bello che è. La Mickey sa il perché. Me lo sono preso, quindi non lo dico per scaramanzia. Però è bellissimo, mio. Volevo comprarmi il plush di Olaf, però era tipo una cosa del genere. E no, in realtà non me lo sarei comprato perché ti costava un polmone. Ma vabbè. E questo costa i suoi bellissimi 10 euro, ma dettagli. Ciao Disney Store, avrai tutti i miei polmoni. Come ultima tappa, in realtà era, cioè io avevo detto alla Miki, beh Miki, guarda che io non devo spendere più niente, lei sì, siamo andate a Tally. Non c'era niente di che, meno male, però mi serviva assolutamente una maglia perché ho ricominciato ad andare in palestra, ho ricominciato Pilates,
E siccome vado con dei leggings, non leggings di quelli belli, ma di quelli tipo scrausissimi, mi serviva una maglia che mi coprisse il poponci. Sì, anche in palestra io non voglio far vedere i poponci. E quindi mi sono presa questa maglia che è tipo extra large, però una volta, cioè non l'ho provata in negozio, l'ho provata quando sono arrivata a casa e ho scoperto che è aderentissima, però vabbè. Tally, perché non fai maglie extra large? Perché? Comunque questa è una semplicissima maglia bianca di quelle basic a 7 euro. È una M. Stasera la metto per la prima volta. Volevo farvi vedere le cose prima di usarle, perché so che stasera questa diventerà nera, forse di rotolarmi sul pavimento. C'era anche nera, però avendo io già i leggings neri sembrava uno scarafaggio, quindi non è il caso. Contate che poi ho Pilates, vado senza sopracciglia, struccata con le lentine, quindi sono un vero spettacolo. Bene. Questo era il video che immagino sia durato veramente tanto. Volevo appunto fare un video per ciarlare un po', per farvi vedere un po' di cosine. Sto ancora aspettando tipo tre o quattro cose che mi devono arrivare. Quindi appena mi arriveranno quelle farò anche il video. Sto cercando di fare video più piccoli, spezzettarli più che altro perché sono più facili da montare per me. Anche se ho visto che col nuovo Movie Maker riesco a montare molto più semplicemente. Ah, e l'ultimo video. So che vedete che è in HD, però non l'ho fatto apposta, cioè nel senso 189 minuti pensavo fosse a caricare, pensavo fossero perché la mia wifi è lenta, invece no, è perché per sbaglio l'ho messa in HD, quindi adesso maneggerò un po' i formati di Movie Maker e vedrò se riesco a fare qualcosa. Io ho bisogno di fare un prepariamoci assieme perché voglio tanto ciarlare con voi, gufette. Anyway, ciao ciao, tanti baci dalla Mimi e alla Miki, abbracci. Ciao.